Buongiorno ragazzi, e bentornati su Dark Souls 2. Allora, oggi ci sono tante cosine da fare e avendo anche il giorno libero, ragazzi, voglio dirvi che più tardi dovrei riuscire a portare il New Game Plus di Dark Souls. Quindi ragazzi, rimanete sintonizzati, tanto ve lo ripeterò anche dopo. Siamo a Maggiura. Sì, perché voglio andare a vedere una cosa prima di tornare dove eravamo ieri. Voglio andare a parlare con il tizio che aveva la Greatsword. Noi dobbiamo fare. Cazzo di spadone è questo? Allora, noi volevamo prendere non la spezza corazze, ma la spada bastarda. E per prendere la spada bastarda dovevamo arrivare un tot di forza e un tot di destrezza. E 11 di destrezza ce la facciamo. Mentre 20 di forza, no. Quanto siamo a forza? In realtà sono 3 livelli, va bene. Quindi in realtà basta solo fare un po' di livelli e ci siamo. Allora, io voglio tornare un attimo. Dove sta il cavaliere che ha la Moonlight? Io no, cioè, sono imbarazzato dal fatto che ancora non ho trovato un catalizzatore. Ragazzi, ho bisogno di un catalizzatore, ho bisogno di trovare quale cazzo. Un'arma. Una buona arma, perché io non posso andare in giro con sta accetta, raga. Nonostante comunque facciamo spreco di danni. Allora, voglio esaustare tutte le. See that statue? Anzi, Man, qualcosa di it's strano. Non hey, credi che I possa can essere feel una persona Achen. vera trovata in pietra, eh? See that statue? Achen. Hey. Allora. No, ovviamente. Di che cazzo è fatta sta statua? Non lo so. Ma che c'era? Mi sa che non l'ho aperto. Ah. Sono cose che camminano ovunque. Ah, ma. Lì sopra c'è altra ciccia. Mostro più avanti. Non ricordo cosa ci fosse qua dentro. Ma. Maledetto sanguinamento. Fiamma vitale. Allora, io ricordo che serviva un oggetto, un qualcosa per lei, per la statua. Però, allora, se non sbaglio, ho esaustato tutte le. Esaustato. Diciamo che ho finito tutti gli argomenti con lui. So che devo, per avere la Moonlight, devo parlargli in ogni location in cui lo incontro e devo anche evocarlo almeno 3 volte. Se non sbaglio, una già l'ho evocato. Già l'ho evocata. Quindi, però per adesso mi servirà un'altra arma. Vediamo un po' che lei c'ha qualcosa di interessante. Tra gli oggetti che. Allora, ah, mi serve una pietra di Pharros, mi servono 4.000 anime, che altrimenti non posso utilizzare Lonely dove times avevo trovato they quella pietra di Pharros. Tra l'altro non ricordo neanche dove fosse quella. Dove fosse quella cosa? E allora. Oh, buongiorno Silver! Mi sono preoccupato, era da una vita che non ti vedevo. Sono contento che sei tornato. Ho capito subito che eri tu. Ho capito subito. Bentornato, bentornato. Come stai? Allora, questa è la bastiglia per Tutanotte.
Dobbiamo trovare ancora il tizzone. Il pontile desolato, ragazzi. Dobbiamo continuare la nostra avventura. A me non mi sono arrivate le tue lacrime. Strano. Allora, ti do un consiglio. Iscriviti su Instagram, sul nostro Instagram e sul nostro Discord, perché ti appaiono le notifiche automatiche se non dovessero uscirti quelle di Oh, buongiorno Maurizio. Dicevo, se non dovessero uscirti quelle di Twitch, io comunque ogni mattina alle 11:30 sono qui, quindi non te puoi sbagliare. Ma infatti, guarda, ci stavo pensando proprio a te giusto ieri. E ho detto, ma chissà che cazzo ci ha fatto Silver? Ma stavo aspettando, ho detto, perché non viene, perché non passa? Sono contento che sei tornato, guarda. Sono veramente contento. Allora. Allora, ieri avevamo sbloccato lo shortcut. Grazie, grazie ragazzi, grazie. Abbiamo sbloccato lo shortcut qui, quindi dovrei ritornare su senza dover passare. Allora. Oh, grazie Maurizio, grazie per il ride. Grazie mille. Eh sì, ti onoro così, Silvia. Oh, se permetti, mi dispiaceva che non fossi più passato, eh. Detto magari c'ha da fa. Anche perché ti sei perso tante chicche. Vai a vedere un attimo nei punti canale. Vai a vedere a 10.000 punti canale cosa è riscattabile. Non so se tu l'avevi già visto. Però, guarda, ti dico solo che ci sono persone che stanno risparmiando punti canale solo per quello. No, ti giuro, non ho visto le live. Vabbè, guarda, adesso lo sai. C'è Instagram, ci sta Discord. Ti consiglio di joinare perché dovrebbero arrivarti proprio le notifiche dirette. Comunque, a prescindere da questo, io ogni mattina alle 11:30 io sono qui. Poi, ovviamente, quando ho il giorno libero. La madò! Quando ho il giorno libero dal lavoro, pure di più. Magari di solito riesco a fare un'altra. Due live. Allora, aspettate che leggo la chat. E la miseria. Allora, chi è questo Alvik? Alvik è un mio carissimo amico nano delle terre del nord, riscattabile con 10.000 punti canale. Poi ovviamente verranno messe altre sfide che serviranno a personalizzare Alvik. E una volta riscattato Alvik con 10.000 punti canale, io dovrò fare tutta la live con lui. Buongiorno IDN, buongiorno. Allora. Dicevo, ieri ho sbloccato lo shortcut per tornare su. Ah, e volevo chiedervi, ragazzi, a voi che avete giocato già Dark Souls 2, a me serve un'arma. Cioè, innanzitutto mi serve un'arma e un catalizzatore, perché devo iniziare ad utilizzare le magie. E voglio iniziare ad utilizzare comunque armi ottime. Mo, tra 3 livelli mi prenderò la spada bastarda. La light dieta. Dialettale, no la live dieta. E che cazzo è che faccio? Una live dove non mangio? A parte che io non mangio durante la live, quindi. Dice. A parte che non mi ricordo manco dove cazzo sta lo shortcut. Mi ricordo che sta qua sopra da qualche parte. Comunque. Dicevo. Verranno utilizzate altre sfide. Ah, c'ho 37 secondi di. Non mi serve più ormai. Dicevo, mi serve un'altra. Un'altra. Un'arma. E mo tra, diciamo, 3 livelli dovrei avere la forza necessaria per utilizzare la spada bastarda. Mangio l'insalata mentre giochi, ci sta. Lo sai che non è una cattiva idea? Non è una cattiva idea affatto. Ah, ecco, qui c'è la pietra di Pharos che mi serve. I'm never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell you lie and hurt you. Bellissima, ragazzi, grazie per avermi
riscattata perché, cioè, sta. Questa mi piace da morire. Mi avete ricrollato. E dicevo, insomma, mi serve un catalizzatore e un'arma. Tra poco ti potrò utilizzare la spada bastarda perché mi mancano tre livelli di forza. Che cazzo sei? Non ti vedo. No, cazzo. Però devo utilizzare. Aspetta, come no? Come è elevato? Vabbè, poi lo risistemo, raga, perché ogni tanto mi sound alert mi sfancula. E quello lo adoro, non potevo levare. Ah, eccolo, ho trovato lo shortcut, perfetto. Non avrei mai levato di mio pugno, quindi. Vabbè, però se me lo richiedete. Luca Tielmirra. Cazzo era lo shortcut, ragazzi? A parte che dovevo andare comunque qua. Ma era questo lo shortcut, mi sa. Sì, era questo. Penso. Evoca Luca del serve per la quest? Ok, perfetto, ragazzi. Comunque, raga, oh, mi dite un po' che armi potrei utilizzare e soprattutto dove potrei trovare il giusto catalizzatore Il giusto catalizzatore? Perché io penso che adesso utilizzerò la spada bastarda, ma come ho detto mi serve un'arma che scala sull'intelligenza, perché io quella tirerò su. Devo utilizzare sia un po' di forza che forza, destrezza, intelligenza sicuro le devo tirare su, ragazzi. Però mi serve una. Io voglio fare la quest per la Moonlight Sword. Ma ovviamente la Moonlight adesso non è che la posso prendere, cioè la Moonlight la ottengo parecchio dopo. Era questo l'oggettino che vedevo prima. Effigie umana, gemma vitale. Ma. Ah, ma perché sto utilizzando la. Lascia due mani? Aspetta, ha una mano. Allora, in questa zona qualcuno che ti serve lo trovi. Guarda quanta intelligenza hai. Se hai 50 intelligenza per usare il catalizzatore di magia molto forte, anzi, forse è il migliore. Però non voglio dirti dove prenderlo. No, vabbè, giustamente, grazie. Però ti ringrazio di questa cosa. L'unica cosa è che non voglio smettere di utilizzare questa cazzo di ascia, nonostante sia forte. Allora, c'ho intelligenza 18 per ora. Ma questo? Ma Luca Tiel, ma fondamentalmente tu sei. Ma che cazzo serve pure tu? Allora, no, aspetta, prima di andare lì, voglio vedere un attimo che c'ho qua dentro. Buongiorno, tonno! Io so che arma useresti, ma più avanti non voglio dirti il luogo. Io so che devo utilizzare la Moonlight. La Moonlight Great Sword. Luca Tiel sta incazzato così a buffo, distrugge cose. Ah, giusto. Ah, è vero, Luca Tiel è una donna. Quindi Luca Tiel distrugge cose. Faremo una live apposta su questo. Luca Tiel distrugge cose. E questi da dove cazzo vengono? Ma questi sono tanti piccoli. Ma
Jovakin avrei detto. Oh, porca di quella troia puttana di tua sorella! Porca di quella troia, guarda, oh. Ok. Vediamo un po'. Madonna, che troiaio qua dentro. È proprio un troiaio. E la miseria, oh. E che cazzo c'hanno di... C'hanno il target. Eccolo là, le vedo le mie anime. E la Mido... E la Madò... Cioè, io ragazzi non ci credo, io non ho parole. Infatti mi sa che è quello che farò, raga. Se non continuo a morire come un mongoloide. Già. Esatto. Allora, veramente, ripani, vabbè. Guarda, c'ho l'anello del serpente, quindi le anime non sono il mio problema principale. Il problema principale sono ammazzare questi qua che sono imbarazzanti. Cioè, nel senso, non imbarazzanti in senso buono, ma imbarazzanti nel senso che sono in una quantità imbarazzante. Sì, vabbè, raga. E la Madonna, puttana di tua sorella, quella... No, regà, non è possibile. Con cucchiaino non è... No. No, quanto sembra questa accetta è molto meglio. Allora, regà, basta utilizzare effigie umane. Abbiamo capito questa cosa? La sorella pelata, veramente? Buongiorno, Fra. Porca puttana. Basta, utilizzare effigie umane li utilizzo quando devo evocare Lucatiel, basta. Cioè, non è possibile. Sì, vabbè, ma pure mentre rotolo. Non lo so, cioè, io il livello di difficoltà di... No, regà, non è possibile, non riesco a battere questo. No, non è... Allora, non è che sclero qui. Il problema è che... questo gioco è una merda. Capite? Porca di quella. E la miseria. Porca di quella troia, di quella sua sorte. Grazie per la Goffin Dance. No, ma sicuramente DN sbroccherò da morire. Ah, tra l'altro, voglio ricordarvi che più tardi, non so esattamente a che ora, però state controllate la programmazione sotto, che dopo mi guardo un attimo, vedo un attimo, mi metto d'accordo anche con gli altri ragazzi, per portare il New Game Plus di Dark Souls 1. Oggi, ragazzi, is the day. Invece, leggiamo i vitali, se non ci sono nemici, usale. Ah, infatti, sì, effettivamente pure tu c'hai ragione, vedi? È che non sono abituato a utilizzare la miseria puttana di sua sorella, quella che soffre di alopecia.
No, allora io comunque la quantità di Bravo. danni. La quantità di danni che fanno. No, più che danni, la quantità di nemici che ci sono è imbarazzante, ragazzi. Penso che. Cioè, poi capito, perdono l'aggro così. Allora, ci sono quelli che perdono l'aggro così. E quelli che invece ti inseguono fino a. Fino a casa tua qui, dove vivi nella realtà. E la Madonna! Cioè, raga, io non è possibile. Ma ieri me la sono fatta tanto bene sta parte. Guarda, l'unica cosa che spero è finalmente non respawnare più, porca di quella troia di tua sorella con. Sì, guardate qua, raga. Ma cioè, ma io l'avevo colpito! Ma mi è arrivato prima il suo colpo! Cioè, non. No, mi serve un'arma che ha portata più ampia. Ma veramente le sto prendendo di brutto. Ci sono anche quelli che fa un metro e si mettono in seguito e quelli che invece ti seguono fino. Esatto, capito? Ci sono quelli che ti inseguono fino a Majula e mentre gli altri NPC ti guardano e ridono e tu prendi le botte. Quello è. Ma cioè, ti fanno pure le finte questi figli della merda. Cioè, non è possibile, raga. No, veramente non è possibile. E allora devo giocarmela in un altro modo, raga. Queste devo giocarmela in un altro modo. Finché non tengo un'arma che. E la Madonna, pure i cani. Mannaia i cani. Allora, Tolliverella, ti vedi il nemico che inizia a menare a te, l'Araldo. Esatto, quell'Araldo muore come livelli. Me lo chiedo anch'io. Guarda, mo ho deciso di fare una cosa. Almeno fin quando non troverò un'arma decente, vado di scudo e cosa, così posso fare perri, posso fare. E la Madonna di tua sorella, quella baldracca, raga. Allora, no, perché non sono calmo, ragazzi. Sì, vabbè, colpiscimi pure, non lo so. C'hanno una velocità imbarazzante questi nemici. Vabbè, sì. Surprise, porco. Veramente, surprise, motherfucker. Perché giustamente solo un motherfucker possono essere questi tizi. Sì, la miseria. Allora, porca troia. Che altro che sta? Non lo so. Ah, sotto ci sono pure gli orsetti a bracciadutto. Porca di quella troia. Non c'ho neanche le torce. Qua devo evocare Lucatiel. Quindi adesso mi tengo l'ultima umanità L'ultima effigie, cioè ne ho sprecate. Cioè, no, raga, ne ho sprecate veramente troppe. A parte che le posso comprare, quindi vabbè. Basta che mi metta a farmare un po' di anime. Ma guarda, sicuro che nella zona dopo io sclererò come un. Non so cosa c'è nella zona dopo. Ma sicuro se è come qua, raga. Ah, qua l'avevo già fatto. Allora, vieni, vieni, vieni. Ah,
Finch, avevo lo scudo alzato! Ma certo che tua sorella è proprio una donna di simpatici costumi. Pure! Scudo marino a tua sorella, quella simpatica ragazza. È peggio, chissà perché do ragione a DN. Guarda, raga, io non so assolutamente niente della zona successiva, però a parte che lo devo fare comunque, quindi quello che sarà sarà, ragazzi. Sì, vabbè, ma qua mi sparano. Ma vediamo qua che dice. Qui. Allora, qui ci sono gli orsetti a bracciatutto. No. Eccoli. Ma cioè, non è possibile, ragazzi, che... È la Madonna di tua madre, quella baldracca puttana. Madonna, raga, cioè... Allora, abbiamo capito che questa run è... Cioè, questo giro di stamattina inizierà molto... Sapevi che se ti... lo so, ma lo sapevi che io non c'ho una doccia? lo so. Ma mi sono finite le torce. Ieri mi sono finite. E adesso non so dove... Se le posso acquistare, ragazzi, ditemelo, che le vado subito ad acquistare. Vabbè. Ma allora sei del mestiere. Guarda, mo appaiono tutti. Appare Thor. No, ok, raga. No. Allora. Sono veramente tanti, porca troia. Ma infatti sì, a me serve range, non vorrei sbagliare, ma quella dove si trova l'ultimo gigante dovrebbe venderli. L'ancella dell'ultimo gigante. No, ma non riuscirei manco a utilizzarla. Io sto aspettando di fare 3 livelli in forza per arrivare a cosa? La spada bastarda. La puttana della spada. No, lei vende solamente le effigi. Effigi, bombe, questa roba qui non ha le torce. Ci sono andato prima, non ce l'aveva. Niente, adesso, ragazzi, sono diventato... Ah, no, ancora non sono del tutto... Allora, proviamo ad approcciarlo da questa parte, invece. Ma allora i creatori di Dark Souls 2 sono veramente, c'hanno veramente tutti la mamma puttana, eh? E mo l'ho detto e mo lo nego, però. Cioè, allora, devo stare calmo, ragazzi. Devo stare molto calmo. Devo stare molto, molto, molto calmo. E non avevo visto il cazzo di ponte qui. Allora, se sto calmo ce la faccio. A parte, ragazzi, la quantità di danni è imbarazzante. Cioè, scusate, non la quantità di danni, ma la quantità di nemici che ci sono qua dentro è imbarazzante. E le situazioni che ti mette davanti sono altrettanto imbarazzanti, nel senso imbarazzanti intendo una difficoltà, secondo me,
buttata un po' troppo a cazzo di cane. Allora, Hello Darkness, my old friend. Guarda questo qua. Cerchiamo di usare un'arma più P di terzo. Esatto. Ma questo! Lui non era più uscito da lì. Ah, allora l'arma più P che serve a me, tra l'altro. Torna nel tuo antro oscuro. Mignottone. Ah, è vero, perché lui vicino alla fiamma non. Lui scappa. Perfetto. Allora. Mignottone. Sì, capito. Ok. I feel good. Na 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 na. Ah, non era quella. Ci hai provato, Silver. Porca troia. Ok, no, non mi spavento più. Lo so, ma se me lo fate tante volte è normale che non mi spavento più. Dove cazzo è finito? Poi ormai questa volta questo posto lo conosco abbastanza bene ormai. Quindi non mi spavento. Fatemelo. Ecco, se me l'avesse fatto nella tomba dei giganti, lì probabilmente sarei morto. Perché la tomba dei giganti penso che sia uno dei luoghi che mi ha più terrorizzato di tutta la saga. Ma questo non c'è mai stato qui. Cioè, non so, ragazzi, se state guardando la quantità di vita che Nani? ho. Nani? Porca di quella troia, raga. Sapete che c'è? Quasi quasi. Sì. Adesso mi porto lui dietro. Oh, male che vada, ritorno a Majula. Mi vado a farmare un po' di anime. Mi vado a farmare un po' di anime e mi ricompro le effigie, vaffanculo. Allora. Allora, qui sotto ce n'era uno. Poi qua sotto ci sono gli orsetti a braccia tutto. Muro di nebbia davanti. Come hai fatto, Silver, a utilizzare l'emoticon? La seconda locandina. Ah, sì, sono un deficiente, è vero. È vero, è vero, è vero. Tra l'altro l'avevamo messa proprio noi. Allora, andiamo a uccidere gli orsetti a braccia tutto. Cazzo è che... Vieni sopra, amico. Indietro dove? Lancetto di tessuto logoro. Eccone un altro. Indietro dove? Dove c'era il messaggio?
Quello del muro di nebbia? Questo qua? Porta più avanti. Ah. No. Nella stanza dei veleni? No, il messaggio era qui. Figurati. Allora. In realtà non conosco troppe armi di Dark Souls 2, non capisco almeno il tipo. Se spada del cavaliere di Aide è la migliore, addirittura quella del cavaliere di Aide. Allora, mo, facciamo una cosa. Penso che dovrei riuscire ad equipaggiarla almeno quella. Sì, ok. Togliamo questa. Mettiamola subito. Ma chi sta andando a menà? Questo punto già non si allarma e poi vedere nel gioco interrompere. Ah, per ora sì. Ok, allora teniamoci questa. Luca Tiel, per favore, vieni qua. Sei una bellissima donna, fortissima donna, ma per allora, ah, eccoli qua. Guarda, guarda questi figli della merda. Sono appostati. Aspettate un secondo, ragazzi, che devo chiudere un attimo la finestra. Che c'ho giusto quell'angolo di buio. Si va sulla nave, eh? In confronto accetta un rametto che trovi per terra. No, ma infatti, mo proviamo questa. Prima della nave, però, voglio vedere un attimo cosa c'è. Ah, ma tra l'altro c'è anche il fulmine, la spada del cavaliere di Aide. Perché la mano l'ho tolta? Ok. Stiamo attenti, ragazzi, che qui sono caduto male prima. Perché non posso aprire uno shortcut qui, cazzarola? Allora, togliamoci di mezzo sti barili. Sì, è il fulmine. Oh, bella, Maurizio. Ah, ok, allora è un altro discorso, ragazzi. E lui? Percepisco del potere. Molto bene, da oggi in poi sarà il mio nuovo discepolo. Ah, infatti. I am Corellia. Oh, ti prego, Corellia of the dimmi, Foes. dimmi che sei un mago. Surely. No, no, Non do c'è not bisogno di avere mock paura, me. esprimermi del. Let us explore the Oh, limits of ah, sorcery. ok, Maurizio. Ragazzi, ho trovato il mio amichetto. Lancia di aria, entrambi hanno fulmine. Ah, perfetto. Bastone da stregone, ragazzi. Quello che cercavamo. Questo mago, perfetto. Allora, poi aumenta la difesa magica, riduce i tempi di lancio incantesimi. Questo me lo compro. Oh, e qui abbiamo tutte le cose da Young sbloccare. people, do not take my teachings lightly. Ok, mi serve un altro falò, ragazzi, per. Mi serve un altro falò. Ti prego, dimmi che sblocchi. Serve a qualcosa questa cosa? Qui non c'è altro, perfetto. Sì, mi serve un falò per armonizzare gli incantesimi. Ti prego, Luca Tiel, dimmi che non cadi di sotto perché. Allora. Si va sulla nave, ragazzi. Non c'è un altro falò, eh? Muori 50 volte sulla nave. Ma è probabilmente quello che succederà, eh? Però se ogni volta mi devo far giro di peppere, ga. Just do it! Make your Your dreams dreams come come true! true!
Allora dice, destra ogni modo imboscata. Sì, per bellezza per i peli che ci ha portato a colpire la catena e catola. Ah, ok. Allora, lì c'è un tizio. Allora, dai, che in teoria con Luca dovrei essere. Ok, mi trovo molto molto meglio con la spada. Con la spada del cavaliere di Hyde. Ma questo non è uscito fuori. Scudo marino. Vediamo un po'. Non l'ho, tra l'altro non l'ho visto lo scudo marino. Un re guidò una campagna militare per catturare, invece di incoraggiare questi prigionieri, li costrinse a lavori forzati nel pontile desolato. Scudo è grande di cuoio. Prima di cascare metallo in armo, è facile utilizzare con le leggere, richiede pochissima forza per impugnarlo. Ma infatti perché utilizzo questo scudo di merda quando posso utilizzare quest'altro qui? Ah, però ovviamente è più pesante. La corsa verso l'arma più OP del gioco è finita. Oddio, io non lo so se è l'arma più OP del gioco. Io la cosa che mi interessa è trovare comunque un'arma a cui mi trovo molto, molto bene, che non è detto che sia questa. Eppure io lo spadone del Re Cavaliere, quello di coso, di come cazzo si chiama? Quello del Cavaliere Nero mi ci trovavo bene, però poi ho scoperto l'alabarda, quindi. Spero di sì. Spero di sì, soprattutto se scalo con intelligenza, perché ragazzi, io a breve inizierò a tirare su intelligenza a manetta. Cioè, almeno, meno, deve arrivare a 50. E soprattutto poi devo utilizzare. Alzare anche volontà. Comunque, ragazzi, questo ambiente mi piace da morire. Nonostante sono morto 15.000 volte. Qua dentro, in questa mappa mi piace da morire. Allora, io sono. Leggi su. Buona fortuna sotto la nave. Vabbè, per scherzo, però pensa. Dove? Intanto muori 50 volte sulla nave? Entriamo nella nebbia. Sentinella Fless. Luca Tiel, fai qualcosa. Che cazzo stai a guardare? Buona fortuna. Ma è bellissimo il fatto che è double fast praticamente. È tipo i cosi. È tipo i materassi. I materassi. Emiflex, Emiflex. Oh! Sì, no, lo spacco sicuro. A posto. Oh, anima sentinella flessibile. E finalmente si può livellare un altro pochino. Ma adesso che ho conosciuto la spada di Aide che c'ha il fulmine, ragazzi, non so se cambierò.
se cambierò, per almeno per un po'. Grazie, amica. Grazie, Lucatella. Bru, aiutato da Luca. Oh, senti, è stata gentile. Tra l'altro, penso adesso di voler tornare dal nostro amico mago. Perché così ci tiriamo su un bel po' di intelligenza e ci compriamo anche Fiamma della Piromanzia e Palla di Fuoco. Oh! Ma il boss è easy con Luca, dirà ancora di più. Ma infatti, sì, sarebbe stata una cazzata. Allora. No, ma non sapevo se sarei partito. Se no, sarei tornato giù. Vabbè. Devo tornare indietro, ragazzi. Devo tornare dal mago. Ho bisogno di cazzo. No, aspetta, ragazzi, non ho bisogno di cazzo. Ho bisogno di virgola cazzo che non sono tornato indietro. Il cavaliere dei draghi ancora molto di più, sì. Dove sono? No, ma infatti il Cavaliere Draghi è urrà per piromanzia, urrà per vittoria. Ragazzi, necessito di falò. Possibile che non ci sia un falò qui? Allora. Bugiardo più avanti, nemico più avanti. Ti prego, ditemi che patch è se che lo faccio fuori ancora prima che di iniziare. Tesoro più avanti. Sì, poi IDN, tu lo sai che Patches è il mio miglior amico. Tesoro più avanti. Mamma mia, Patches veramente deve fare una bruttissima fine. Ma io mi chiedo, ma se avessi parlato se avessi parlato più volte al tizio, perché mi sono dimenticato di parlare al mago più volte, sarebbe venuto anche lui a Majula? L'avrei ritrovato anche lui a Majula. Perché lui a Majula mi avrebbe fatto veramente comodo, senza dover necessariamente ritornare ogni volta lì. Benvenuto zona 1, nella prima zona difficile del gioco. Ok. A me interessa più che altro trovare. Ah, ma la Bastiglia! Ah, ma qual è zona difficile? La Bastiglia è una minchiata. Questo? Cioè, una minchiata no, però. Io la Bastiglia l'ho fatta dall'altra parte, eh. Io sono arrivato già al fabbro, ma non ho il tizzone. Quindi l'altra parte l'ho fatta. Non so se da questa parte è molto più difficile. Ah, ok. Fai attenzione al nemico temibile. Ma è strano che non si possano aprire queste porte. Fingersi morto e poi bel lavoro. Frutto comune. No, sì, sono arrivato già al fabbro, ma però mi manca il tizzone. Oh, ma che credete, ragazzi? Ormai sono pro. Sicuramente mi farà bestemmiare comunque. Solo che mi serve un cazzo di falò, ragazzi. Così torniamo. Eccolo qui. Allora, innanzitutto armonizziamo gli incantesimi. Oh, onda di forza che è un miracolo. Però non ho abbastanza fede, non so se lo tirerò su. E mettiamoci freccia dell'anima. Freccia dell'anima migliorata. E l'ho trovata, tra l'altro, non l'ho neanche acquistata. Vediamo se non ho niente da bruciare.
Allora, viaggiamo. Allora, se freccia l'anima migliorata, per ora non mi servono altri incantesimi. Per ora torniamo a Majula, saliamo di livello e iniziamo una bella figa. Serve ancora un potenziamento. Sì, ma assolutamente dovrò potenziare volontà. Dovrò potenziare sia volontà che intelligenza, ragazzi. Per ora si sale un attimo di queste qui. Quelle saranno la nostra priorità. Buried, seek souls. Larger, seek the lest this. Questa è diventata un disco rotto. Allora, innanzitutto, possiamo fare di qualche livellino. Innanzitutto portiamo intelligenza a 20 e poi si tira su volontà. E già 20 intelligenza non è male male come cosa, eh? Allora, magari se serve più. Sì, questo l'avevo letto. Allora, voglio vedere, danno magico. Bonus danno magico. Devo vedere. 106. Non è mica male. Ma quella, cioè, ragazzi, lo tireremo. Per ora lascia così intelligenza per ora almeno. Sì. Viaggiamo alla Bastiglia. Ormai, ragazzi, dopo Dark Souls 1. Però. Ah, no, ho sbagliato farò. Ok. Leggiamo. Era la torre lontana, ok. La Claymore. La Claymore sarebbe un sogno, ragazzi. Utilizzare spada a due mani. Allora, devo innanzitutto equipaggiarmi. Levarmi questa merda. Mettermi. Però arrivo. Non sono più in fast roll. Però comunque sono abbastanza veloce. Ok. Non vedo l'ora che bestemmi nel gioco per. Guarda, Silver, io non, anche non vedo l'ora di giocare a Dark Souls 3. Perché. E poi, ragazzi, Dark Souls 3, la prima run, come ho detto, la farò. Cioè da solo, ma il New Game Plus, ragazzi, accetterò ovviamente se giocate da PC, ovviamente accetterò persone che giocano con me. Quindi lo faremo insieme, ragazzi. Non vedo l'ora. Oh, tra l'altro, mi raccomando, Silver, iscriviti su Instagram, su Discord, anche a te, DN, scrivetevi su Discord se non l'avete fatto, perché lì vi escono le notifiche magari quando sono in live. Comunque io sempre alle 11:30 sono qui. Ah, cazzo. PlayStation 4, porca troia, raga, ma giocate tutti da PlayStation? Vabbè, ma anche io avrei giocato alla PlayStation 4, raga. Solo che ho avuto la fortuna di potermi acquistare un computer buono. Ma questo è un altro cavaliere di Ede. E allora, ragazzi, si mena. Allora, un attimo, calmiamoci. Ma come cazzo mi ha preso? Oh, vedete ragazzi, il gameplay che volevo fare io è questo. Esattamente questo è il gameplay che volevo fare io. Vai, sdraia pure lui. Allora, vediamo un po'. Lancia di Hyde, che non posso ovviamente perché mi serve. Gira di Hyde, la sua lega speciale run è molto resistente. Scappare o fare più più? No, faccio più più. La composizione della lega di questa run celeste è tutto un mistero. Una tentativa di eliminazione da parte di Ranglick ha dato origine a un acciaio simile. Comunque, sì, ragazzi, è questo il gameplay, vi dicevo. Utilizzare magie e combattere. Give up!
Allora, mettiamoci bene gli oggetti. Però vedete, poi se la puoi usare a due mani. Ah, dovrei poterla usare a due mani. Allora, innanzitutto, questa la dobbiamo mettere. Questa la dobbiamo mettere. Altri oggetti che mi servono. Forse mi metto anche la resina oscura, giusto per fare il figo. Non mi servono altri oggetti. Vediamo un po', proviamola, ragazzi. Proviamola a due mani, ma ne dubito. Dubito fortemente che. Infatti. Allora. Ah, no, posso utilizzarla a due mani. No, non ancora. Ora c'è stata la mia spadina. E tra l'altro potremmo fare anche una cosa, ragazzi. Facciamo una cosa, ragazzi. Torniamo un attimo di volata a Majula e potenziamola. Eh sì, visto che io dovrei avere diversi frammenti di titanite, almeno la potenziamo più uno, più due, vediamo un po' anche la resa dei danni, così dovrei essere in grado di essere un pochino più efficace. Allora, non nessun oggetto di parale, rinforza, ok. Spara il cavaliere di Aide, sì. Più uno, più due, più tre, più quattro, più cinque, ragazzi. Adesso sì che si ragiona. Almeno, no, infatti sì. Ma però, ragazzi, non possiamo paragonare l'alabarda del cavaliere nero con. Vediamo un po' se c'è qualcosa che posso acquistare. Che mi può essere utile. Mi servirebbe una pietra di Faros per tornare lì. La chiave l'ho già comprata, sì. Adesso vediamo la resa dei danni. 275, ok, adesso è un altro discorso. Quello mio lo scriverò sempre che ora devo andare a fare lezione, allenarmi con la chitarra elettrica. Va benissimo, però tienitelo magari sottofondo che così ti faccio ridere mentre fai le tue cose. Infatti, mo la Bastiglia la spacco. Comunque, Silver, poi ogni tanto vorrei anche sentirti suonare. Mi piacerebbe. Allora. È perduta per colpa tua? Ormai non la trovano più. Allora, qui non posso andare. È perduta perché praticamente sono entrato io qua dentro. Ok. Arriverà il momento. Però sono veramente tanto contento che sei passato. Madonna, ragazzi. Lasciate ogni speranza poi che. Ah, questi è vero, non sono perdiabili. Ah, è vero, posso utilizzare solo un incantesimo adesso. Aspettate che mi utilizzo una gemmina. Invece così. Hai già rotto un ponte. Adesso è tanta roba, ragazzi. Adesso con la spada di Haide, tenerla a due mani. È la miseria. Raga, i danni che faccio. Tra l'altro, io penso che mi terrò sempre. Vediamo un po' se posso cambiare anello delle lame per.
Ah, perché c'ha pure l'anello delle lame, tra l'altro. Io per ora mi toglierei un attimo il sigillo blu, ragazzi. E mi metterei. No, no, non mi interessa, per ora me lo tengo. Sto per comprare le gemme vitali da. Esatto. Su Instagram, new follower, grazie, grazie, caro. Ah, scusate, ragazzi. Cioè, tutto qua la Bastiglia, l'altra parte? Perché io questo pezzo già l'ho fatto. La miseria. Sì, a lui c'ero arrivato. Infatti, c'ho il falò. Però mi manca. Però mi manca il suo tizzone. Che non è qui. Perché, non essendo la Scholar. Sì, ho preso tutti i bauli qui. Ah, no, tranne questo. Martello d'artigiano e titanite scintillante. Vediamo un po'. Allora, no, in realtà non credo di essermi. Sembra un classico martello, ma si rivela incredibilmente resistente. Alcuni sostengono che si tratta di un martello utilizzato da un famoso frambro del passato. Questo è il martello di Andre. Il fabbro di. Ci scommetto le palle, ragazzi. Però no, quella era molto più grande. C'è un'altra parte, non so dov'è qui. No, c'è un baule nascosto, amico mio. C'è un baule nascosto. Qui dentro no. Ma grasso più avanti, giustamente. Sì, il tizzone è stato da un'altra parte, non so dove sia. Sicuramente non alla Bastiglia, in questa zona fuori. Allora, se intendi. Un cazzo. Gannaggia di cani. Madonna, i danni che faccio, raga. Ah, ma è già morto? No, no, tranquilli, tranquilli. Allora, io la Bastiglia me la sono. Quest'altra parte me la sono spolpata abbastanza tutta. C'è solo un oggetto che non sono riuscito a prendere, che è questo qua su. Qui proprio non so come arrivare. Come arrivarci. Per il resto l'ho esplorato. Dovrei aver esplorato tutto. Vediamo un po'. Torniamo indietro. Ah, c'era un'altra stradina. Eccolo qua. Meno male che mi riguardo intorno. Sì. Questa è decisamente utile. Questa è decisamente. Oh, raga, comunque lasciate dirvi una cosa. Voi siete stupendi. Io mi sveglio ogni mattina. Che poi dovete capire una cosa. Io torno tardi la sera dal lavoro. E io la mattina non vedo l'ora di svegliarmi per giocare a Dark Souls 2. E avervi qui con me, cioè, voi non potete capire la soddisfazione di aver trovato comunque delle persone come voi. E infatti, non vedo l'ora di portare il 2, cioè, scusate, il 3. E poi, quando sarà Elden Ring, lo so che lo giocherete anche voi in quel momento, però, se volete venirmi a vedere, mi farà assolutamente piacere con Elden Ring. Quando potrò recuperarlo, Bloodborne. Starfield, voi non potete capire i giochi che porterò, soprattutto grazie a voi e alla vostra presenza. Cioè, sono veramente, veramente tanto, tanto contento, ragazzi. Allora, non penso che ci sia. Perché mi ha fatto quell'attacco un po' speciale? Ti do un bacio sulla fronte.
Anche io, corrisposto, guarda. Fiamma per... ma io de ste piromanzie, raga? Ste piromanzie che sto troppando, mi state per caso dicendo... lo so. Allora, tu calcola che io ogni mattina alle 11:30 sono qui. Quindi è ormai diventato un appuntamento fisso. Questo sarebbe quello che sud... Ah, ok. Ok, perfetto. Allora, questo qua sopra ci sono andato. Non penso che abbia altro da fare qua dentro. Però io, non, ragazzi, non capisco... Ah, ma sono backstabbabili, quindi... Ah, non so, no, no, gli avevo dato semplicemente un calcio. Io sul serio, ragazzi, penso di aver alla Bastiglia. Io verso l'una e mezza, di solito verso l'una e mezza, però oggi che è giorno libero, dovrei più tardi portare il Dark Souls 1, il New Game Plus. Quindi ne ho ancora cose da fare qui. Ok, allora continuiamo a esplorare. Allora, quello lo facciamo con... finalmente ho un attacco range. Madonna, freccia dell'anima migliorata, raga. Che cosa non è? Sopra si prende dalla parte superiore della Bastiglia. Ah, ok, quindi c'è tutta una parte superiore che io mi sono... che non ho visto. Ma... ok. Allora, io... allora, vediamo un po'. Allora, qua so che c'è un... qua ho preso un coso. Ma io mi sono fermato qua, ragazzi, perché non vedo veramente altre strade. Allora, qua sopra l'ho preso l'oggetto, qua sotto sono morto, perché come un coglione sono caduto giù, mi sono buttato sotto. Un'altra cosa, cerca la pietra da mettere nelle facce sul muro, ti servirà. Ah, sì, lo so, le pietre di Pharos, però mi servono le anime, raga, per comprarle. Devo farmi un po' di anime perché mi serviva anche al posto dove eravamo prima. Mi serviva anche prima, ma infatti ne ho skippata una, però penso ci tornerò appena posso. Qui non mi sembra di aver visto altri posti. Allora, parte superiore della Bastiglia. Come cazzo ci arriva la parte superiore della Bastiglia? Devo chiamare i francesi. Prova salto, sì. C'ho scritto coglione in testa. Esatto, esplora, esplora. Vediamo un po'. Allora, sopra ci sono andato. E ho preso il tesoro. Qui ci sono andato. Vediamo un po'. Non penso che sia qua sopra, ragazzi. Comunque adesso con la spada di Haide il gioco ha tutto un altro senso, un piacere diverso. Finalmente quando trovi in Dark Souls la tua arma è una sensazione meravigliosa, ragazzi. Cazzo sto facendo? Allora, qui sopra no. Comunque ti sei perso anche la battaglia contro il persecutore, Silver. Ucciso... no, ci ho messo un pochino a uccidere il persecutore, però con le balliste è sempre una grande soddisfazione. Qua no. Qua no. Via di fuoco più avanti. No, ragazzi, io non devo veramente buttarmi là sotto, vero? Ma che cazzo fai? Ragazzi, non ditemi che è qua sotto. Ok, no, perché sennò penso che sarei morto veramente 15 volte, 15.000 volte. Corsa e poi falò, sì.
Sopra è sopra. Allora, riesploriamoci bene la zona passata. Qui c'è. Stavo per dire Andre, no. Lui c'è Macduff. Però ci assomiglia un po' ad Andre, dai. Il nostro amico Andre di Dark Souls 1. Mamma mia, ragazzi, già sento lo sclero del New Game Plus di Dark Souls 1. Sclerò veramente da morire. Ah, guarda un po'. Bisogna veramente stare attenti a qualunque cosa. Allora, qui ci sono dei cani. Madonna, ragazzi, da quanto. Ma che cazzo! Che cazzo ha fatto? Fiamma della farfalla. Perfetto. Ha usato chiave antiqua. Ah, quella giustamente diceva non. Chissà che cosa apre. Ok. Bene, ragazzi. Sì, prosegue la Bastiglia. No. Cioè, non è. Sono i nemici più difficili del gioco questi. Allora, vediamo un po'. Ok, questa la dovrei andare a potenziarla. La fiaschetta. La fiaschetta è stussa, così ce n'ho 6. Allora, di qua si sale verso l'alto. Qui. Fai attenzione al trio. Immagino. Ok. Mamma mia, cappuccio da viandante. Sopra abito manchetta da viandante, stivali da viandante. Ma viandante è quello. Era l'armatura iniziale del nostro amico. Letelion. Allora, vediamo un po'. Prima esploriamo fuori. Vediamo se c'è qualcosa da. Allora, qui si sale dall'alto. È velocissima però, freccia dell'anima migliorata. È velocissima. Ah. Cazzo. Ok. Prova fuoco. Mamma mia, ma freccia dell'anima migliorata è veramente fortissima. E non so come cazzo ho fatto a trovarla perché non l'ho acquistata. Ragazzi. Ok. E lì era semplicemente. Mi piace questo livello. Questo luogo, livello, oddio, sono veramente tanto boomer. Allora, vediamo, utilizziamo un erba ambrata, vediamo quanti ne recupero. Non è mica male. Certo che però, devo ammettere, Dark Souls 2 ha degli oggetti che ti migliorano la quality of life,
Grande anima soldato ignoto, fiore verde, ok. Ti migliorano proprio la quality of life, tipo quelli per ripristinare il numero di incantesimi. Il segreto più avanti, ma arrenditi. Ma facciamo così. Così nelle vie strette non siamo costretti a dover indietreggiare. Non c'è altro, vero? Ok. Parete illusoria più avanti. Ah, vedi la pietra di Pharos. Ok. Mi serve assolutamente tornare a Majula. Coraggio più avanti, urrà per schiena. Pugnale difensivo. Lama doppia. Cos'è? Lama doppia. Lama doppia. Eccola qua. Creata con l'acciaio più raro, creata per i cavalieri di alto rango di Ranglit. Alcune sono dedicate alle. Sono dedicate alle decorazioni. Questo tipo di acciaio è più pregiato, ma è così raro e pochissimi di questi armi vengono utilizzati in combattimento. Tra l'altro non lo potrei utilizzare, quindi tu cosa rappresenti? Mi sta piacendo tantissimo la bustiglia, devo ammetterlo. Muro di nebbia più avanti. Qualcosa mi dice che dovrò. Allora, se c'è un muro di nebbia, ragazzi, penso che torneremo un attimo indietro. Dove siamo qua? Sai che quelli sono. Ok, adesso ho capito dove siamo qui. Però credo che per proseguire mi serva la pietra di Pharos. Ho que come questa netta sensazione. Perché non c'è. Non mi sembra di vedere. Oh, buon pranzo, IDN. Ci vediamo più tardi se ci sei, eh. Ma che so? Rischiavo di perdermela. Bastone d'ossa. Bastone d'ossa, vediamo un po'. Spadone. Quando l'ho preso lo spadone? Per due re famose riuscì a impugnare questa grande lama che sfida le mie stesse capacità umane. Immagino che Ellery. Bastone d'osso. Eccolo. È però più forte il mio bastone da stregone. Eh sì, decisamente. Eh sì. Allora, mi serve la pietra di quella pietra per tornare, quindi noi torniamo un attimo al falò, torniamo a Majula. Tra l'altro mi sembra strano che io non possa fare veramente altro. Allora.
vabbè, c'era fatto veramente un viaggio in soffà, un giro di peppe inutili. Vabbè, così utilizziamo l'osso del ritorno, così andiamo subito a Mangiola. Andiamo subito ad acquistare una pietra. Anzi, in realtà ne dovrei acquistare due, ma per ora utilizziamone una. Per ora prendiamone una. You? Acquistiamo una, costa 4.000 anime dell'immortacci sua. Utilizziamo queste, anima soldato ignoto e grande anima di soldato ignoto, così da poter fare un livello triste. Ormai... Ah, è vero, tra Is that a l'altro, shop here sì. to see light, however? Potenziamo la fiaschetta Essus, sì, dovrei avere 6 utilizzi. E avanziamo di livello. Per ora intelligenza la lasciamo così e aumentiamo slot. Quanti cazzo di slot? Quanti cazzo di volontà ci vuole per. Aumentiamo volontà adesso. Ma è volontà? Eh sì, mi sa di sì. Sempre stata volontà. Allora, viaggiamo alla Bastiglia. Sì, ok, sì, giusto il palò. Così scendiamo da sotto. Devo ammettere che adesso sto iniziando a prendere gusto su Dark Souls 2. Non è un brutto gioco, non è un. Un po'. Ah, se muoio me lo merito. E infatti. Ho combattuto in merda. Facciamo un'altra cosa. Allora, sono caduto proprio malamente. Ho proprio. Allora, innanzitutto questo ce lo togliamo. Tanto adesso guarigione non posso utilizzarla. Ah, ecco dove devo andare. Ok. Ok. Non mi colpiva, eppure ce l'avevo la stamina. Resina oscura. Ah, giustamente, mi sa che qua non posso utilizzarla, resina oscura. Perché la mia arma è già bevuta, infusa col fulmine.
Allora, questa arriva, questo pezzo facciamocelo nel modo di prima, così abbiamo meno problemi. Oh, questo è Etelion, ragazzi. Questo è Etelion. Finalmente. No, nope. Questo non era. Ecco, togliamoci dalle palle questi. Teniamoci un po' di utilizzi, tanto li rompo. Anzi, ripristiniamoci un po' di utilizzi. Sono un coglione. L'ho fatto il roll senza senso. Sì. Erba crepuscolare appassita. Madonna, quanti oggetti. Ok. Questa si cura già subito, ragazzi. Togliamo la resina, tanto non la posso utilizzare. Vediamo. Giusto per non essere colti di sorpresa. Sto aprendo i chest senza ricettacolo per anime. Mossa una certa persona. E ah sì, questo è per ridistribuire i livelli. Però mi sta bene così per ora. Allora, prova salto e poi attacco in salto. Senso dello scettico. Riduce di uno la fede richiesta da un incantesimo. Ma è una cosa permanente? Come cazzo lo prendo quell'oggetto? Devo rollare. Se ci riesco. Non è che secondo me ci saremmo dove scendere. Così almeno vedo da dove devo rollare. Infatti c'è il modo per scendere. C'è il modo per scendere e per salire. Ok, di qua si va al boss. E ora invece scendiamo e poi saliamo. Vediamo un po'.
cazzo è? Sì, ma stai calmo. Cazzo. No, no, no. Ho sbagliato pulsante. Qua sotto mi sa che mi avveleno di brutto. Ah, ma li sciotto con grande. Grande feccia dell'anima migliorata. No, cazzo, mi ha. Via, via. Ok, è buono a sapersi che sciotto i nemici con freccellania migliorata. Ok. Macchia di sangue. Allora, qui. Perché serve questo? Vedi che ti manda. Ok, era contemplato che tu usassi. Ecco da dove devo rollare. Però come cazzo ci faccio? Urrà per vie segrete, vie segrete. Via segreta. Come cazzo si vede? Non è che devo mandare, devo utilizzare uno di questi cosi. Non questi, magari, ma. Beccato tutto concentrato. Lo so, scusate. Sono concentratissimo in realtà, perché devo capire come fa cazzo prendere quell'oggetto. O devo rollare da sopra, ma da sopra mi spacco la faccia. Mi spacco se cado malissimo. Qua dice via segreta. Ma come l'apro la via segreta? Ho pensato devo far esploderlo, ma non c'è un cazzo per far esplodere niente. Ah, vediamo un po'. Ah, qua c'è un altro di quei. Ma questo se lo faccio cadere di sotto, comunque fa esplodere questi. Come stai, Dave? È un botto che non ti vedo. E non ti vedo manco la sera più online, che di solito la sera venivo a guardarmi le tue live su Subnautica per rilassarmi, capito? Per andare a dormire. Vabbè, proviamo il roll. Ma non mi sembra neanche. No, no, questo ci deve essere il modo di aprire la cosa. Via segreta. Vediamo un po'. E non ho niente per far esplodere. Niente. Allora, cerchiamo di capire se ci bastasse un altro modo. Però mi sa di no. Beh, ragazzi, torneremo a prenderlo. Torneremo a prenderlo. Devo trovare il modo di aprirlo. Però adesso è inutile concentrarci solo su un oggetto. Andiamo a menare quello che resta qui della Bastiglia. E non sarete un po' troppi, signori? Mo' ce li facciamo tutti con la freccia dell'anima. Tanto li sciotto.
Mamma mia, quanto mi piace essere un mago guerriero. Finalmente ho il playstyle che volevo. Ok. Vediamo l'erba del tramonto, quanto me ne ripristina. 10. Ok. C'è il falò. No! Una statua blocca il mio cammino. Non dimmi che è una di quelle statue che non si possono rompere. Ok, qua mi serve un'altra cosa. Allora, vediamo un po' se tra gli oggetti io. No, 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 no. No, 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 non posso prendere il falò, ragazzi. Quindi se muoio devo rifarmi tutta la Bastiglia. Questo è chiuso. Bugiardo più avanti. Porca di quella troia. Non posso manco aprire. Esami, una statua blocca il tuo cammino. Questa è proprio una bastardata, ragazzi. Questa è proprio una bastardata. Lasciatevelo dire. Gemma vitale. E noi utilizzeremo subito per essere. Ce n'ho 8. Mi sa che è il caso di mettermene nell'inventario, eh? Sì. Visto che mo sicuramente devo battere un boss, non so quale. E la miseria! È bellissimo come sono apparsi. Molto, molto bello. Ah, non è ancora il pinnacolo della peccatrice. Non è ancora il boss qui. E la miseria. Meno male che ho la spada di Hyde V5. Grazie DN, lo so che adesso non ci sei, ma grazie di avermela consigliata. Di aver consigliato di utilizzarla perché effettivamente. No! No, porca troia! Aver tentato di colpire un po' prima. Figgio umana. Meno male che soltanto armatura da spadaccino reale. Sapete cosa? Io questi. Perché devo rischiare di mettermi in mezzo? Quando io ho la magia. Che senso ha buttarmi in mezzo alla mischia, quando effettivamente posso distruggerli con la magia. Ecco, vedete? Mo se uno, sono due. Questo penso che sia uno shortcut. Penso, dico penso, non so, non ne sono sicuro. Oh, bentornato IDN. Stavo esplorando la Bastiglia. Dove cazzo mi sta portando questo coso? No! Ok, penso che questo sia uno shortcut, ma per. Non è uno shortcut, ragazzi. Ok. Coltello lacerante.
Allora. No. No, 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 ti prego. Non la posso. Ah, ok. Sei andato nella torre vicino al Fallout, una zona che arrivi dopo il persecutore? Sì. Cioè, il primo falò della Bastiglia, praticamente. Quello da... Quando, cioè, praticamente dove ci sta il falco che ti porta alla Bastiglia, tu atterri nella torre quella spezzata, quel falò. Allora, qua ancora no. Sì, il primo che ho trovato. Sì, ci sono andato, ci sono andato. Se c'è altro, non lo so. Allora, prima di scendere qua sotto. Madonna, ragazzi, quanti luoghi. Luoghi ci sono qui. Devo comprarmi delle erbe. No, oggi non ci sono andato. Ci devo tornare? Perché io ancora sto esplorando, non sto andando verso il boss. Sto ancora esplorando. E tra l'altro c'ho un falò bloccato dalla statua. Che cazzo è? Che cazzo è stato, ragazzi? Un falò grande. Ma per ora alla grande. Per ora non sono mai morto, soprattutto da quando ho iniziato a fare questa parte qui. È andata alla grande, sta andando alla grande. Oh, buongiorno Smile, buongiorno. Finalmente ho trovato la mia arma e ho trovato il catalizzatore, quindi adesso sono un mago guerriero. Ecco, sono tornato, IDN. Come mai? Mi ha detto di tornare qui? Quello vicino alla porta? Ah, è quello intendo vicino al fabbro? Quello vicino con la porta? No, sto usando la spada di Hyde, per ora utilizzerò questa perché è troppo forte. Non qui. Quella vicino con la porta. Aspetta, tu intendi per caso la porta? Infatti, il fallo dovrebbe essere giusto. L'altra leva! A parte questo, ragazzi, non è il primo fallo della Bastiglia, mia è stato questo. Quindi. Tra l'altro vorrei fare una cosa molto saggia. Stai facendo tardi matto, sì. Tra l'altro non so se esplorare, se andare sotto o andare sopra. Mi sa che andrò sotto. Dopo aver finito di esplorare sopra il pinnacolo della peccatrice. Tra l'altro, ragazzi. Vai da quello del fabbro e fai tutto avanti fino alla torre. Ok. Dicevo, tra l'altro siamo quasi addirittura d'arrivo per la live di questa mattina, ma oggi pomeriggio, esattamente non so dirvi l'orario, però ve lo farò sapere nell'info box qua sotto e ve lo farò sapere su Instagram, se ci seguite, porterò il New Game Plus di Dark Souls 1. Oppure, a richiesta, ragazzi, continuerò Dark Souls 2. Facciamo questo piccolo sondaggio. Ecco, aspettate un secondo che faccio il sondaggio. Voglio vedere che cosa ne pensate.
Gestisci sondaggio. Nuovo sondaggio. Domanda: cosa portare oggi pomeriggio? Devo fare insieme? Sì, ma infatti sì, insieme. Voglio sapere che cosa vorreste vedere oggi voi. Allora, Dark Souls 1 New Game Plus o Souls 2. Iniziamo il sondaggio, ragazzi. Voglio sapere cosa voi vorreste vedere oggi pomeriggio. Però sì, io sono più intenzionato a portare il New Game Plus di Dark Souls 1. Però voglio sapere anche. Però siccome mi sta stuzzicando tantissimo adesso Dark Souls 2, ragazzi, è stato bellissimo. Si è menato, è morto da solo. Grazie, erba del tramonto mi serviva. Erba del tramonto è quella. Sì, esatto, mi serve assolutamente. Oh, buongiorno Magic. Buongiorno. Allora, finalmente ho trovato le magie. Raga, ma questo è proprio un coglione. Lasciatelo dire. Effigie umana. Ma come cazzo mi ha preso? Cioè, allora, la cosa bella è che loro ti prendono anche se ti stanno menando da un'altra parte, mentre tu quando fai il moveset e per sbaglio fai liscio, niente, inizi a menare altrove. Qua non c'ero andato. Qua non c'ero andato, ragazzi. Era qua che volevi dirmi, immagino. Ok, ragazzi, sembra che all'unanimità ha vinto Dark Souls 1 New Game Plus. Quindi oggi pomeriggio, ragazzi, mi raccomando, state. Ok, ha vinto Dark Souls 1 New Game Plus. Vi comunicherò l'orario tramite Instagram. Porca troia, secondo. Tramite Instagram o tramite comunque anche nell'info box. Quindi state. Ah, di entrare nella torre. Ah, comunque. Niente, qua lo rifarò. Un secondo, ragazzi, che nemico temibile più avanti. Quindi vi dico, state attenti sotto nell'info box e anche su Instagram apparirà. Ma che quanti cazzo siete? E la Madonna! Non sarete un po' troppi? Aspetta, aspetta, eh. Aspetta che sono un attimo concentrato per evitare di morire. Ragazzi, sono diventato troppo forte. Sì, le trappole, i mischioni, vai. Eppure, guarda, adesso che ho freccia dell'anima migliorata, raga, freccia dell'anima migliorata è tanta roba. Ah, ho visto che ci stava un buchetto qui. Allora. Oh, ragazzi, tra l'altro non vedo l'ora di cominciare il New Game Plus. Trappola, quindi prova a rotolare. Ma me l'avevano detto. La Bastiglia è una delle mie zone preferite del Sassuolo. Buongiorno Gianluca, sono un po' sopra, sono molto, dovrei staccare. Purtroppo anch'io tra pochissimo stacco, ma oggi pomeriggio, ragazzi, sono con proseguirò con Dark Souls 1.
con il New Game Plus. Mamma mia, anch'io non vedo l'ora di che lo comincia. Però effettivamente IDN c'ha ragione. La Bastiglia è una delle mie dei miei luoghi anche dei miei luoghi preferiti in Dark Souls 2, anche uno dei miei luoghi. Dove cazzo sta quello? Oh, ok. Gemma vitale radiosa. Quello è sceso trio più avanti a modo, prova a rotolare. Ok, troverai il momento per tornare nella torre. Sì, assolutamente. Adesso più che altro voglio. Penso che ci sia un boss qua dietro, eh? Non vorrei sbagliarmi. Che di solito le nebbie. Questo è uno short. Anima cavaliero rosa, effigie umana. Dove sono qui? Ah, ok, adesso ho capito dov'è, qual è la porta. Ok. Chiaro. Ok, ci siamo. Buongiorno. Classe chierica perché ti piacciono i bambini. Sì. Buongiorno, XR. Ti chiamo XR per. Sì, lo so, ma ho capito qual era la porta. Sì, mi piacciono tantissimo. Al mio personaggio piacciono tantissimo i bambini. A me no, ovviamente. No, classe chierico perché volevo iniziare con una classe che mi desse anche una buona partenza per Fede, perché voglio fare il mago guerriero. Infatti da breve si discosterà dal chierico. Allora, perfetto. E allora ragazzi, se qua c'è il boss, si va a menare le mani. Oh, porca troia. Questi me lo ricordo. Porca troia, questi ci ho messo veramente troppo tempo a sconfiggerli. Andiamo. Porca troia. Questo ci avevo veramente messo tanto tempo a sconfiggerli. Meno male che mi sono curato. No. Ok. Non lo so, dipende da che miracoli riesco a trovare, ragazzi, perché io sinceramente voglio vedere un attimo le stregonerie e voglio vedere anche i cosi. Allora, torniamo umani. E rusciamo verso. Ho perso 12.000 anime, raga. Sarei dovuto tornare a Maggiura per salire di livello prima di affrontare il boss, però sti cazzi, raga, affanculo. Allora, è stato il mio secondo boss in assoluto, ho preso tante di quelle botte, non hai idea. Esatto. Ricorda la torre. Mo che ci siamo, andiamo alla torre. Rusciamo, intanto qui questi sono tutti imbecilli. Visto che ci siamo, si ratta un attimo. È questa torre, intendi? Questa torre, dici? Che cazzo è qua a terra? Vabbè. E la Madonna. Allora, qua sono morto malamente, lo so. A meno che non mi metta a rushare verso il boss. Visto che qua mi parte l'orgia di cavalieri. La Madonna, puttana.
Sì, ho già parlato con Luca Del qui. Porca troia, dovevo andare subito verso... Vabbè. Ho fatto questa zona prima di Hyde, quindi Last Giant... Ah, ok, porca troia. Come hai fatto? Allora, mo seriamente, sì. Questo è... Abbiamo solamente questo try, ragazzi. Perché poi devo scappare a pranzo. Devo pranzare, ma si ritornerà oggi pomeriggio con... Vaffanculo. Voglio anche perdere tempo con voi. Madonna, quanto ruttano sti cani. Ok. Qualcuno è morto. Ok, mo c'è il trappolozzo. Noi non ce ne frega un cazzo. Noi scendiamo subito giù. Dov'era? Dov'era? No, porca troia! Ho sbagliato porca puttana di quella troia, di sua sorella, anzi. A sto punto devo solo incolpare me stesso. Porca troia. Sì, no, l'ho già incontrata Lucatiel, già ci ha parlato, già ha risolto la quest, cioè già ha risolto. Tranquillo. È stata. Ci ha parlato la prima volta con cui sono. Sì. La cosa bella è che là dentro dicevo non sapevo dove andare perché. Eh sì, è stata bellissima la scena. Non sapevo dove andare, se a destra o a sinistra. Allora. Poi ho visto la prima porta. Dove cazzo sta? Cazzo. Ah, ok. Ragazzi, allora io penso che il primo me lo devo fare qua sopra, così da evitare gli altri. Madonna, i danni che gli faccio. No, porca troia. Aspetta. E se adesso... Vabbè, raga, è fatta. Ok, prima è fatta. Che non ho fatto in solo. Allora, la prima è fatta. E le altre? Se me ne resta solo una, ragazzi... Porca di quella puttana! Mannaggia la visuale! Ok, ma ho capito il... Ho capito. Forse. Ok. Devo sempre tenere un occhio alle altre. All'altra dov'è? Calmo. No, come cazzo mi ha preso? Il timing del roll era giusto. Ma questo che mi lancia pure lo scudo? No, 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 ragazzi. Allora. E che cazzo, proprio... E la Madonna, è arrivato Thor. Anzi, è arrivato Capitan America. Allora, vediamo se un po' se riesco a fare una cosa.
la Madonna! Ok, forse se sto attento... No, la visuale... La visuale di quella sua sorella zoccola. Scusate il linguaggio, ragazzi. Allora, silenzio che il momento è topico. Questo è quasi morto. Ok. Ragazzi, scusate se non sto leggendo la chat. Allora, ancora tre... No, porca troia, mi ha schivato. Freccia dell'anima. No, mi ha schivato. No, ok, ragazzi. Adesso... Vabbè, comunque non è così difficile questa fight. No, ok, ho sbagliato. Ok. Però la fight è stata interessante, sono migliorato tantissimo e adesso so come affrontarla. Devo sconfiggere almeno la prima sopra, la seconda la devo sconfiggere, esatto, la seconda e la terza le posso sconfiggere giù, ma una la posso sconfiggere con freccia dell'anima e l'altra invece me la faccio di fight. Però se mi prendo le cose... Le erbe, ok. Allora, ragazzi, siamo addirittura d'arrivo per questa live di stamattina. Grazie a chi c'è stato. E soprattutto, vabbè, grazie a DM perché sei sempre presente. Grazie Smile, purtroppo sei arrivato un po' tardi. Grazie Magic Viper, grazie Gianluca di essere tornato. E anzi, facciamo un bellissimo SO al nostro caro amico Gianluca. Andate anche, passate anche da lui. Mi raccomando ragazzi, oggi pomeriggio iscrivetevi innanzitutto su Discord, Instagram, per sostenerci e soprattutto per essere aggiornati sulle figure di Gianluca, per essere aggiornati sulle live. No, ma figurati ragazzi, chiunque passa da qui deve capire che noi stiamo cercando di creare una community che è un po' come una famiglia, quindi essere tutti insieme, capito? Ritrovarci tutti insieme. Non riesco sempre a essere perfetto col timing, purtroppo, perdonami. Lo so, tranquillo, Smile, però comunque sono contento che sei passato comunque. E dicevo, oggi pomeriggio ci sarà il New Game Plus di Dark Souls 1, dove avrò la mia simpatica alabarda del Cavaliere Nero P5. E ci vediamo più tardi per chi verrà e comunque grazie a tutti per essere passati. Quindi vi voglio bene e a più tardi. Adesso dovreste essere in grado di sentirmi. Dicevo, facciamo un attimo un raid a Veronica, una mia amica, che sta giocando a Vampire The Masquerade. Raid. Visto che lei è sempre caruccia. Allora, a più tardi, ragazzi. Sì, pure io la conosco. Tra l'altro era della mia ex facoltà. Quindi andiamo ragazzi, andiamo a raidarla.